trovassi nella tempesta. Alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me. Sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù. Questo canto, grazie al Signore, quando noi siamo così concentrati, messi in comunione con il Signore, che abbiamo un buon rapporto con Dio, la nostra fede è solida e forte, e allora quando anche un esercito si accampasse contro di me, vedi, Davide era un uomo che aveva un buon rapporto con Dio e neppure un esercito gli faceva paura quando era armonizzato con il Signore. E infatti, ma la fede fa cose straordinarie, cose dell'altro mondo, diremmo. Dell'altro mondo sì, perché sono del regno di Dio, dell'altro regno, del regno di Dio. Infatti c'era un esercito che era soggiogato da Goliath, arrivò lui, dice: non vi preoccupate, il re è tutto preoccupato, la sai questa storia, mettiti l'armatura mia
e gli mise addosso qualcosa che poverino faceva fatica a starci dentro. Dice: no, ma questa non mi ci trovo con questa, voglio usare l'arma, l'arma della fede, nel nome del Dio di Israele. Gloria al Signore. Ci dobbiamo fortificare nel Signore e dobbiamo mantenere sempre un buon rapporto continuo. Ebbene, non ci vogliamo dilungare, credo che abbiamo già il fratello Marocco, Elio, che viene dal Canada. Guardiamolo un poco. Pace. Pace, fratello Petrone. Sì. C'è pure il fratello Tommaso. Pace, mi senti? Sì, pace a voi. Dio vi benedice. Pace. Allora facciamo cominciare subito al fratello che viene da più lontano. E allora diamogli una corsia preferenziale. Guidaci in preghiera e andiamo avanti, fratello Elio. Noi da casa tutti quanti ti seguiamo e preghiamo che lo Spirito Santo ti guidi. Padre, nel nome di Gesù veniamo ancora una volta a te oggi. Signore, tu stai guidando questi programmi settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Signore, tu guidi i tuoi servi, tu metti la parola giusta per coloro che ascoltano e siamo potenziati da te, Signore, poiché senza di te non possiamo fare nulla. Fa che la tua gloria si posi su ciascuno di noi e tutti coloro che ascoltano, che il tuo nome verrà glorificato, magnificato, che le persone potranno essere consapevoli che tu sei il vivente, che ancora operi grandi prodigi e miracoli oggi. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Oggi voglio trattare il soggetto dell'integrità. Sto parlando sulle virtù divine. Abbiamo toccato l'altra volta la lealtà, ma oggi l'integrità. E purtroppo la mia preoccupazione come pastore è che non stiamo vedendo questa integrità nel mondo in cui viviamo, ma a volte anche tra coloro che si nominano cristiani. Una cosa è chiamarsi cristiano, è un'altra cosa vivere da cristiano. Non dimentichiamo che siamo stati chiamati da Dio a vivere secondo i principi biblici che Egli ci ha dato nella sua parola. Dio disse al popolo di Israele nel Deuteronomio capitolo 6 versetto 18: e farai ciò che è giusto e buono agli occhi dell'Eterno, affinché tu sii felice ed entri in possesso del buon paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. Dio stava parlando al popolo di Israele che aveva trascorso circa 440 anni in schiavitù in Egitto. Dio dichiara: ascoltate attentamente i principi che vi sto per dare, se voi li seguite andrà tutto bene per voi. Dio è così interessato che noi siamo benedetti, Dio è così interessato che noi viviamo una vita felice. È importante che sappiamo che questa stessa promessa vale a tutti coloro che vogliono servire il Signore oggi. Il frutto di una vita virtuosa sarà sempre una benedizione e il favore di Dio sulla nostra vita, sulla nostra famiglia. Paolo dice a Timoteo, primo Timoteo 4 versetto 8, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Paolo non dice che non bisogna mantenere il corpo esercitato e sano, ma piuttosto che le virtù spirituali, le cose che facciamo per la nostra parte spirituale, sono di più grande importanza ora e per l'eternità. Perciò vogliamo esaminare questa virtù importantissima dell'integrità.
Non è strano che viviamo in un mondo che è più scioccato dall'integrità che dalla mancanza di integrità. Persone sono più scioccate da coloro che fanno le cose giuste invece di coloro che fanno le cose sbagliate. Che cos'è l'integrità? L'integro viene dalla parola latino che significa intero. Integro significa non essere corrotti, onesti, rettitudine assoluta, virtuoso. Significa che il nostro comportamento corrisponde alle nostre convinzioni bibliche. Significa che ciò che diciamo e facciamo è la stessa cosa. Il dizionario dice che l'integrità significa lo stato di essere intero e indiviso. In italiano si usa molto la frase: ma quella persona ha due facce, cioè una faccia davanti e una faccia di quando è lontano da noi. Cioè dice una cosa quando è con noi, un'altra cosa quando non è con noi. Oggi ci sono tanti che vivono in questo modo. La Bibbia dice ai Proverbi, capitolo 11, versetto 3. Proverbi 11, 3. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. Persone andranno alla rovina per la loro mancanza di integrità. Ho appena letto di Bernard Madoff, che è stato l'architetto della più grande truffa finanziaria della storia. Ha truffato 65 miliardi di dollari, ma è morto a 82 anni in prigione mentre scontava una pena di 150 anni di prigione. Per amore del guadagno ha perso la sua integrità e ha rovinato la sua vita, la famiglia e la vita di centinaia di persone. Cari, tanti sono le persone che vivono con una maschera, penando e pensando che nessuno sa quello che veramente sono. La realtà è questa. Possiamo quasi sempre ingannare le persone, ma non possiamo mai ingannare Dio. Numeri 32, 23. Numeri 32, 23. Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Cioè non possiamo nasconderci dai nostri peccati. Galati 6, 7. Galati 6, 7. Non fatevi illusioni, non ci si può beffare di Dio, quello che si semina si raccoglie. La parola integrità viene da una famiglia di parole che includono onestà, carattere, affermazione, giustizia, moralità, decenza, correttezza, sincerità, affidabile, incolpevole. Cari, è importante che sappiamo che Dio ci chiama ad essere uomini e donne di integrità. Voglio fare due cose in questo messaggio oggi. Prima, voglio esaminare alcuni dei vantaggi dell'integrità e poi voglio darvi alcune caratteristiche di che cosa significa essere una persona integra. Per prima, quali sono i vantaggi dell'integrità? Beh, per prima avremo comunione con Dio. Infatti Matteo 5,8 dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Gesù in questo verso parla dell'integrità. Uno dei vantaggi di avere un cuore integro è che vedremo Dio. Un altro bellissimo verso, Salmo 24, versetto 3. Salmo 24,3. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Cioè, chi potrà incontrarsi con Dio? Chi potrà entrare nella sua presenza? Il salmista poi ci dà la risposta. Salmo 24, versetto 4. E dice: l'uomo innocente di mani è puro di cuore.
che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Cari, il salmista qui sta parlando dell'integrità. Mani innocenti, cuore puro. Dio è sempre più interessato nella condizione del nostro cuore che delle nostre azioni. A volte possiamo avere anche delle azioni buone, ma il cuore è corrotto, il cuore non è integro. La Bibbia dice, prima Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. La Bibbia dice anche che Gesù si è fatto peccato per noi, secondo Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio, integri, persone di integrità. E poi il secondo beneficio dell'essere integro è che avremo la guida dello Spirito Santo. Infatti, Proverbi 11:3. Proverbi 11:3. L'integrità degli uomini retti li guida. L'integrità degli uomini retti li guida. Viviamo in un tempo in cui non sappiamo più cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sembra che ci sia così tanta confusione su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato. Come Pilato, tanti anni fa, la gente oggi si fa la domanda: ma cos'è la verità? Cioè, tutto è relativo, quello che è vero per te non sarà necessariamente vero per me. Ma il cristiano ha come guida la parola di Dio. La Bibbia è il manuale di guida per la vita del cristiano. Il salmista Davide si fece questa domanda nel Salmo 119, versetto 9. Come potrà il giovane rendere pura la sua via, badando a essa mediante la tua parola? Un altro beneficio dell'essere integro è che avremo una pace costante. Ci sarà sempre pace. Mark Twain, uno scrittore americano, disse: uno dei benefici dell'integrità è che non devi avere una memoria lunga, cioè già sai che quello che hai fatto ieri è stato buono, non devi cercare di ricordartelo. Proverbi 11:5 a 6 dice: la giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. Cari, quando viviamo una vita di integrità, non dobbiamo mai preoccuparci. Possiamo sperimentare la pace di Dio nei nostri cuori. Il quarto vantaggio dell'integrità è che riceveremo rispetto, onore e saremo persone di influenza. Infatti, 1 Samuele 12:3 dice: eccomi qui, rendete a mio riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore e in presenza del suo unto. A chi ha preso il bue? A chi ha preso l'asino? A chi ha derubato? Chi ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Se questo è vero, io vi restituirò ogni cosa. Cari, se abbiamo fatto qualche cosa sbagliato, no? Di sbagliato, le persone lo sanno, ma se siamo persone integre, infatti risposero a Samuele, 1 Samuele 12:4, tu non ci hai derubati, tu non ci hai maltrattati, e non hai preso nulla dalle mani di nessuno. Quale bellissimo esempio di una persona che ha camminato nell'integrità. A causa della sua integrità, Samuele venne conosciuto come uno dei grandi profeti del Vecchio Testamento. E poi, per questione di tempo, voglio passare alla seconda parte. Poi,
voglio passare alle 8 caratteristiche di una persona che ha integrità. Si trovano nel Salmo 15. Ho saltato alcuni versi. Andiamo al Salmo 15, versetto 2. La persona integra dice la verità come la ha nel cuore. Versetto 3 del capitolo 15. La persona integra non calunnia con la sua lingua, né fa il male al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Un'altra caratteristica dell'uomo integro, Salmo 15, versetto 4, egli onora quelli che temono il Signore. Onora coloro che temono il Signore. E ancora, se anche ha giurato a suo danno, non cambia, cioè mantiene le sue promesse. Una settima caratteristica della persona integra, Salmo 15, versetto 5, non dà il suo denaro a usura. E poi l'ottesima parte. Non sarà corrotto in alcun modo, né accetta regali a danno dell'innocente. E poi il salmista conclude che con queste forti parole che descrivono il carattere della persona integra. Salmo 15, versetto 5. Chi agisce così non sarà mai smosso. Chi agisce così non sarà mai smosso. Cari, l'integrità è una delle qualità personali più importanti che possiamo avere nella nostra vita. Così questo ci porta a fare una domanda finale. Come possiamo far crescere questa qualità dell'integrità nella nostra vita? Per prima dobbiamo esaminare noi stessi, non lasciare che gli altri esaminino la tua vita. Esamina tu stesso la tua vita, perché camminiamo ogni giorno nella presenza del Signore. E poi la seconda cosa che dobbiamo fare, se vogliamo essere integri, confessare a Dio sempre ogni nostro peccato, qualsiasi cosa che lo Spirito Santo ci fa consapevoli, portarla subito ai piedi della croce. Agostino disse che la confessione di opere cattive è il principio di opere buone. Quando noi confessiamo a Dio e chiediamo a Dio di darci la forza di poter vivere come Cristo, noi saremo persone di integrità. E poi bisogna decidere di vivere una vita di integrità. Decidi, fa una decisione non con le emozioni, ma con la tua mente, con la tua volontà. E chiediamo a Dio che ci dà la forza di vivere una vita integra. Concludo con 2 Pietro 1,3. Perché conoscendo meglio Cristo vi darà per mezzo della sua divina potenza tutto ciò di cui avete bisogno per vivere una vita buona e dedicata a Lui. Cristo condivide con noi perfino la sua gloria e la sua bontà. Amen. Dio benedica questa sua meditazione ai nostri cuori. Grazie, fratello Petrone. Grazie a te, Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo, per questi insegnamenti che sono utili per la crescita della Chiesa di Gesù Cristo. Abbiamo proprio bisogno di sapere, di muoverci. Vedo l'altro fratello, pace, pace a te. Pace Pace. a Allora vogliamo passare al fratello Tommaso. Tommaso, mi senti? Sì, pace, pace pastore, pace a Allora tutti, vai fratelli, avanti, salute. prenditi quello spazio che ti serve per dare quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Grazie pastore, gloria a Dio. Io sinceramente pregando per questa occasione, Dio mi ha messo in cuore di
e fare una meditazione su quello che è stato il primo versetto del calendario, Parole di vita, che siamo più che vincitori. Questa è la parola che Dio ci ha dato come parola rema profetica per quest'anno nella nostra Chiesa. E desidero condividere qualcosa con voi in maniera tale che su alcuni punti il Signore ci dia chiarezza e ci faccia fortificare nella fede, perché sappiamo che la fede viene dall'udire la sua parola. Andiamo a leggere questo versetto bellissimo dell'Apostolo Paolo nella Epistola ai Romani, capitolo 8, il 37. È bello, è bellissimo, gloria a Dio, e lo leggiamo insieme perché su questo dobbiamo puntare alla nostra fede. Dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Gloria a Dio. E allora, noi dobbiamo essere persuasi, noi dobbiamo essere convinti, noi dobbiamo essere accertati che su tutte queste cose siamo più che vincitori. Ora, questo è importante saperlo, perché se noi iniziamo l'anno con questa piena certezza, allora affronteremo quest'anno con grande benedizione, con grande vittoria, perché qui ci dice che noi siamo più che vincitori. Nell'originale greco è hyper naik men. Hyper vuol dire più che, super. Naik, che vogliamo fare pubblicità, vuol dire vincitore, e men è uomo. Quindi noi siamo uomini che siamo più che vincitori. Amen? Noi abbiamo stravinto. Ora, questo è importante saperlo, perché a volte sento dire nelle chiese, credenti, fratelli, sorelle, mi sento vincitore, non mi sento vincitore, mi sento forte, non mi sento forte. Ascoltami, caro fratello, cara sorella, questa è la prima esortazione importante: noi non siamo quello che ci sentiamo di essere, noi siamo quello che Dio ci dice che noi siamo nella sua parola, e qui ci dice che noi siamo più che vincitori. Amen. E allora, questo è importante che ne prendiamo consapevolezza, perché se ci basiamo su emozione, sensazione, sento, non sento, noi saremo come la canna sbattuta dal vento, non avremo mai stabilità, fermezza. Invece, quando uno è stabile, è forte e inarrestabile. Ricordati questo: se tu sei stabile nella parola di Dio, sarai inarrestabile nel tuo cammino. E allora, cosa dobbiamo mettere? Cosa ci rende fermi? Cosa ci rende forti? La fede nella parola di Dio. Ripeto, noi siamo quello che Dio ci dice siamo. Perché se siamo ancora sbattute qua e là, in base a sensazione, sentimenti, emozioni, un giorno ti senti su, un giorno ti senti giù, questo non ti darà mai stabilità e vittoria. La nostra vittoria è conoscere, credere e confessare quello che ci dice la sua parola. Allora, noi siamo più che vincitori. Allora, perché a volte ci sentiamo vittoriosi, a volte siamo degli sconfitti, a volte siamo forti, a volte ci sentiamo deboli? La Bibbia dice che noi siamo più che vincitori, non virtù nostra. Fratello, questo è importante. Tu non devi essere condotto dalle emozioni o dalle sensazioni. Una volta un fratello ha detto questo: è bello avere emozioni, ma non è buono che le emozioni hanno noi, perché se noi siamo influenzati, condotti e determinati dalle emozioni, noi non saremo mai maturi, forti, decisi e perseveranti per raggiungere le mete che Dio ci ha donato, le promesse che Dio ci ha fatto. Amen? Quindi noi siamo più che vincitori, non in virtù nostra, non per meriti o capacità nostra. Fratello, se questo è importante. Noi siamo più che vincitori non perché sono stato forte o sono stato vincitore, no. Qui dice che noi siamo più che vincitori in virtù, per il valore di colui che ci ama. 2000 anni fa, caro fratello, cara sorella, Gesù ha già vinto per noi. E la sua vittoria lui l'ha data a noi. Amen. Quindi noi siamo più che vincitori, non per qualcosa che noi abbiamo fatto, che facciamo o che faremo. Noi siamo più che vincitori per la vittoria che Gesù 2000 anni ha avuto. Gesù ha vinto sul diavolo, Gesù ha vinto sulla morte, Gesù ha vinto sul peccato, Gesù ha vinto sulle maledizioni, Gesù ha vinto sulle malattie. Questa vittoria lui l'ha data a noi. Quindi noi siamo più che vincitori per la vittoria che Gesù ha conquistato per noi. Gloria a Dio. Amen, fratello, sorella.
Tu sei più che vincitore in virtù di colui che ti ha amato, Gesù. 2000 anni fa Gesù ha vinto per te, per renderti vittorioso. Quindi non ti basare più su come tu ti senti o se ce la fai o non ce la fai. Tu sei vincitore perché Gesù ha vinto. Amen. Prendi questa consapevolezza, credilo col cuore, confessalo con la bocca e vivi nella vittoria. E questo è importante, perché di problemi, di avversità, di tempeste, di contrarietà, noi ne affrontiamo tutti i giorni. Dio non ci ha mai promesso che non avremo problemi. Non so se voi vi ricordate quel cantico bellissimo, Dio non ci ha promesso sempre il sole, né che la tempesta non verrà, ma nei nostri cuori ha messo un canto e vittoria sempre ci darà. Amen. Quindi ci ha detto che nella tempesta, nella prova, nell'avversità, io fratello, sorella cara, non so tu quale avversità stai attraversando, non so quale prova stai attraversando, non so in mezzo a quale tempesta tu ti trovi, ma ti posso dire per parola di Dio che l'unica strategia per uscire vittoriosa da questa prova è mettere fede in Gesù, che lui ha già vinto per te e ti ha reso vittorioso, qualunque sia la prova. Qualunque sia l'avversità, qualunque sia la tempesta, quanto grande possa essere il nemico, noi in Cristo Gesù siamo più che vincitori, perché la Bibbia dice in tutte queste cose. Fratello caro, sorella cara, caro che ci stai ascoltando, non dici che su alcune cose siamo vittoriosi e su altre no, perché altrimenti il diavolo ti verrà sempre a dire, e in questo caso non ce la puoi, stai pregando per tuo marito, non puoi vincere. Stai pregando per questa promessa, non si realizzerà, ma qui abbiamo la parola di Dio che svergogna il nemico, smaschera le sue menzogne, i suoi dubbi, la sua incredulità e ci dice che in tutte queste cose, quindi in tutte le promesse di Dio, noi siamo più che vincitori. Amen, fratello, sorella, questo è importante sapere, perché altrimenti il diavolo ti giocherà sempre. Il diavolo va attorno come un leone rugente e cercherà di e farti venire meno nella fede e nelle promesse di Dio. Ma qui dice in tutte queste cose, in tutte le promesse della parola di Dio che hanno amen e sì in Gesù, noi sappiamo di essere vincitori in virtù, per il valore, per la vittoria che già Gesù ha guadagnato 2000 anni fa. Amen. E un altro versetto ti voglio prendere, così la tua fede viene consolidata, ci edifichiamo nella fede comune, gloria a Dio. In secondo Corintolo 2, i versi 14 e 15, bellissimo anche qui. Guardate, leggiamolo insieme, leggiamolo con fede. Dice così: ma grazie siano rese a Dio che sempre, ognuno dica sempre, frate, leggilo insieme con me. Siano rese grazie a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. E per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi infatti davanti a Dio siamo il profumo di Cristo fra quelle che sono nella via della salvezza e fra quelle che sono sulla via della perdizione. Amen. Gloria a Dio. E allora, fratello, sorella, cara, qui dice grazie a Dio, chi dobbiamo ringraziare? Il nostro Padre. Fratello caro, sorella cara, Dio è tuo Padre che ti ama e ha preparato il meglio per te. Noi che siamo genitori materiali, Gesù l'ha detto, voi che siete malvagi, eppure sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più, ma quanto più, ma quanto più il nostro Padre, che amore perfetto, donerà cose buone ai suoi figli. Fratello caro, sorella cara, ogni dubbio sull'amore di Dio viene dal diavolo e lo devi rifiutare, lo devi sgridare nel nome potente di Gesù. Sorridi, Dio ti ama, Dio è tuo padre e ha il meglio preparato per te. Questa è la bella notizia. Amen. Quindi rialzati, sento mentre sto parlando, lo Spirito Santo sta incoraggiando, sta risollevando, sta consolando, sta rialzando, fratelli, che sono un po' scoraggiati, abbattuti dalle vicissitudini della vita, dalle avversità, quella tempesta che sembra non finire, quel problema che sembra non risolversi. Ascolta, Dio. Nostro Padre, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, ti ama. Ti ama. Più di io possa spiegare,
più di quanto possiamo capire, Dio ti ama e dice che ci fa sempre trionfare, sempre. Amen. Quando Dio dice sempre, è sempre. C'è da combattere, c'è da lottare, c'è da soffrire, c'è da perseverare, ma noi spetta la vittoria di diritto, perché Gesù ha vinto e ha vinto per noi. Gesù ha vinto e ha dato la sua vittoria a noi, che siamo figli di Dio. Amen. Sempre ci fa trionfare. E per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Amen. Con tutti i mezzi, i calendari, i calendariette, questo mezzo di parole di vita, tutti i mezzi sono buoni affinché noi portiamo a tutti il profumo, la bellezza, la dolcezza, la preziosità della grazia di Dio. E oggi più che mai le persone attorno a noi hanno bisogno di conoscere questo amore meraviglioso, questo amore che sopravvive l'intelligenza. Le famiglie che sono veramente uno stato di distruzione nel mondo, hanno bisogno. L'unico che può ristorare le famiglie è Gesù. Ve lo ricordo, cari fratelli, cari sorelle, per fortificare la nostra fede, il primo miracolo che Gesù ha fatto non è stato guarire uno zoppo, guarire un lebbroso, risuscitare un morto. Il primo miracolo Gesù l'ha fatto nelle nozze di Cana, per benedire un matrimonio. Amen. Quindi Dio è interessato al tuo matrimonio, alla tua famiglia, e lo vuole benedire, però tu lo devi riconoscere come Signore, benefattore della tua vita e della tua famiglia. Dichiaralo, confermalo. Gesù è il Signore della mia vita e della mia famiglia. Io e la casa mia serviremo l'Eterno con fede. Amen. Non importa che situazione sta attraversando la tua famiglia. Basa la tua fede sulle infallibili, eterne promesse di Dio. Dio che ha fatto le promesse è fedele e potente da mantenerle. E Lui lo farà. Amen. Io e la casa mia serviremo l'Eterno. Credi e sarai salvato tu e la casa tua. Non venire meno nella fede, perché Dio sempre ci conduce in trionfo. Sempre. Amen. Quindi in questa battaglia, dichiaro, io in Cristo Gesù sono più che vincitore. Dio mi conduce in trionfo e mi usa per diffondere il profumo della sua presenza. In mezzo a un mondo che lo vediamo, cari fratelli, cari sorelle, lo vediamo questo mondo che va di male in peggio, così cioè, ad occhio nudo si vede, ma è talmente evidente, talmente chiara, in tutti gli ambienti, politici, religiosi, nella moda, nello spettacolo, tutto, c'è uno stato di corruzione, di mondanità, di perversione, che è terribile. Noi, per grazia di Dio, abbiamo il profumo dell'Evangelo, della buona novella, che Gesù vuole salvare ogni persona che si arrende a Lui, vuole dare perdono, vuole dare pace, vuole dare guarigione nell'anima, vuole dare guarigione nel corpo, vuole benedire e restaurare le famiglie. Essendo questo, vite distrutte, magari c'è un familiare, un figlio, un parente distrutto nella droga, nella malavita. Ascoltami, fratello, sorella, prendi ferma posizione di fede, perché abbiamo sentito tante belle notizie di persone che erano nella mafia, erano nelle organizzazioni criminali, erano persi nella droga, erano trafficanti, e Dio li ha liberati, e Dio ne ha fatte delle nuove creature. Dio ha fatto cose meravigliose. Amen. Quindi metti fede in Dio e di ora sia ringraziato Dio che sempre mi conduce in trionfo. Credilo con fede ferma, dichiaralo con perseveranza, tieni ferma la fede e Dio realizzerà questa promessa. Gloria a Dio. E poi sentivo pure questo di condividere con voi. Ritornando lì in Romani, ci dice che noi siamo più che vincitori. Un'altra esortazione che ti voglio dare. Vedete, l'Apostolo Paolo poteva benissimo dire sono in Cristo Gesù più che vincitore. Lo poteva dire benissimo l'Apostolo Paolo. Poteva dire tu sei più che vincitore. Ma quando lui dice questa frase siamo, sta sottolineando che per essere vittoriosi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Ascoltami, fratello.
Sento un rischio per qualcuno. Il diavolo sta cercando di isolarti, perché isolandoti tu puoi essere una preda più vulnerabile e più facile da attaccare e di danneggiare. Quindi, fratello, se ti sei allontanato da Dio, magari un po' ferito, magari un po' deluso, magari un po' stanco, ti voglio dire, ritorna a Dio con tutto il cuore, perché da solo sei facile preda dal diavolo, con le sue dubbi, la sua incredulità, con l'opera distruttiva. Il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere, ma Gesù è venuto per darti vita e vita in abbondanza. Il progetto di Dio per te è una vita abbondante, in tutti i sensi, spirituale, morale, familiare. Amen. Quindi ritorna a Dio con tutto il cuore. So che Dio sta parlando al cuore di qualcuno in particolare, ma ti voglio dire, ritorna alla preghiera, ritorna alla parola di Dio, ma anche ritorna in chiesa. È bello questi mesi, grazie a Dio, Dio continua a benedire ed estendere quest'opera miseria fino all'estremità della terra. Ma ti voglio dire, caro fratello, cara sorella, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La Bibbia dice guai al sole. Quindi ti esorto, fratello, sorella, non esistono pastori perfetti, non esistono chiese perfette, tutti abbiamo ancora i nostri difetti, ma proprio in questo si vede l'amore. Ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Noi siamo un corpo, noi siamo un regno, noi siamo una squadra, noi siamo la sposa di Gesù insieme. La Bibbia dice che noi siamo più che vincitori. Fratello, da solo non vince nessuno. Da solo non può vincere nessuno. Non ha, da solo non ha mai vinto nessuno. Amen. Vi ricordate la battaglia? Mosè teneva le mani alzate, Mosè combatteva l'esercito, ma l'uno con l'altro. Mosè da solo non poteva vincere. Giosuè da solo non poteva vincere, perché quando Mosè abbassava le mani, Giosuè perdeva. E via dicendo, da solo puoi solo perdere. Quindi ti voglio incoraggiare a ritornare alla chiesa, ritornare alla comunione fraterna, ritrova un fratello, una sorella, una comunità dove tu puoi crescere insieme. E insieme noi siamo più che vincitori. San Giovanni dice: la nostra fede ha vinto il mondo. È bella la fede personale. Ascolta, ci sono passaggi che dobbiamo affrontare da soli, ci sono esperienze che dobbiamo fare da soli per crescere. Ma siamo più che vincitori. La nostra fede ha vinto il mondo. Siamo il corpo di Cristo, dove abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi ti voglio dire, caro fratello, cara sorella, lo so, lo ripeto, lo sottolineo, non ce ne sono chiese senza difetti, non ce ne sono chiese perfette. Anche ministri, mi ci metto io per primo, non ce ne siamo perfetti. Però in mezzo al popolo di Dio c'è quella verità, c'è quella grazia, c'è quella fratellanza dove ci possiamo incoraggiare insieme. Uno solo si raffredda. Gesù ha detto guai al sole. Amen. Guai al sole. E allora riavvicinati alla Chiesa. Insieme. Puoi parlare dei tuoi problemi. Puoi dire fratelli, sorelle, pregate per me. Ho bisogno di questo. Amen. Ma noi siamo insieme più che vincitori. Quindi ti voglio dire, non farti isolare dal diavolo. Questa parola ho sentito forte per stasera. Ritorna a quella chiesa, riconciliati con fratello, riconciliati col pastore, con la comunità, riavvicinati, perché Dio ha stabilito la chiesa come famiglia spirituale. Veniamo cibati, veniamo curati, veniamo insegnati, veniamo protetti. Amen. E lì c'è la vita. Vi ricordate il Salmo 133? Tutti lo conosciamo. Vi ha stabilito la vita e la vita eterna nell'insieme. Quanto è buono e piacevole che fratelli dimoriamo insieme nell'unità, gloria a Dio. E quindi siamo più che vincitori. Tu da solo non puoi vincere, io da solo non posso vincere. Ma insieme, insieme, porteremo grandi vittorie. E per quest'anno Dio ci ha dato questa parola, come diciamo, profetica, questo rema per tutto l'anno. Insieme siamo più che vincitori. E questo lo voglio proclamare anche per la Chiesa in Italia. È una parola arma. Noi in Cristo Gesù quest'anno vedremo la gloria di Dio. Noi siamo più che vincitori, più che conquistatori. Vedremo conquistare la nostra vita all'Evangelo. Vedremo porti aprirsi a favore della Chiesa per evangelizzare, per testimoniare nel sociale. In altri ambiti fino ad ora non abbiamo raggiunto. Dio ci darà la grazia di arrivare lì
dove fino ad ora non eravamo mai arrivati, ma con Dio ce la faremo, con Dio faremo prodezze, perché Dio è dalla nostra parte, gloria a Dio. E io sento proprio questo di concludere e voglio pregare, voglio col permesso del pastore un minuto. Ti voglio invitare, fratello, sorella, a pregare, a dichiarare parole di Dio, che può rimanere in questa affinché possiamo portare questa promessa di Dio. Tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Dio ci conduce sempre in trionfo. Preghiamo un attimo, alleluia, Signore. Alleluia, Padre. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare per la tua parola è verità, eterna, infallibile. Cielo e terra passeranno, ma la tua parola non passerà. La tua parola è degna di te. E nel nome di Gesù, Signore, noi facciamo nostra questa tua parola, afferriamo e riceviamo questa promessa per la nostra vita, per la famiglia, per l'opera che tu ci hai affidato per quest'anno. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Sempre tu ci conduci in trionfo, Signore. Non importa quanto è grande la prova, non importa quanto è alto il nemico, non importa quanto è dura la battaglia, noi sappiamo di avere già la vittoria in Cristo Gesù. Perché Gesù ha vinto per noi, Signore. E ti ringraziamo, Signore. E ancora ti voglio pregare, Signore, per fratelli, sorelle, che sono stati scoraggiati, feriti, delusi magari. Che possano ritornare nella comunione fraterna, che possano rafforzarsi i legami di amore fraterno, per poterci aiutare l'uno con l'altro, sostenere l'uno con l'altro, incoraggiare l'uno con l'altro, Signore. Perché la tua parola dice proprio così, sì, di esortarci vicendevolmente, Signore, affinché possiamo rimanere fermi e fedeli fino al glorioso e imminente giorno del ritorno di Gesù, Signore. Tienici fermi, stabili, forti, fedeli fino alla fine, Signore. E sostienici con la tua grazia, Signore, per andare di vittoria in vittoria, di conquista in conquista, nel nome potente di Gesù. Amen e amen. 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 Grazie. Dio vi benedice grandemente. Gloria a Dio. Grazie anche a te, grazie per la partecipazione della parola perché essa ci incoraggia, ci fortifica e ci fa prendere fiato, come dire, per continuare. Bello però che poi la parola dice, come disse a Giosuè, non ti ho comandato di essere forte, sii forte. E dobbiamo anche applicare la nostra parte per raggiungere quelle vittorie che man mano sono proprio davanti ai nostri piedi. Grazie, grazie Tommaso, Dio ti benedica. Pace. Grazie. E noi abbiamo il fratello Stefano Zingaretti. Fratello Stefano, mi senti? Sì, ti sento, mi senti tu? Ah, ti sento bene, hai una bella connessione, grazie a Dio. Ebbene, vai avanti, lasciati guidare dallo Spirito Santo, vai, tranquillo. Amen, grazie Signore. Bene, come il fratello, il pastore che ci ha preceduto, ha portato in evidenza il fatto che siamo in questo nuovo anno, in questo periodo in cui normalmente si focalizzano degli obiettivi per le nostre vite. E in questi giorni il Signore mi stava mettendo davanti una realtà forse poco, non poco conosciuta, ma in qualche modo un po' sottovalutata, il grande valore del poco agli occhi del Signore. Nel senso che è vero, serviamo un Dio che, un Dio ricco, un Dio che provvede in maniera stupenda a tutti i nostri bisogni in abbondanza e quindi in qualche modo parlare del poco sembra essere quasi in controtendenza con quello che la parola di Dio ci dice proprio in riferimento alle grandi possibilità, alle grandi ricchezze che Dio mette a nostra disposizione. Ma il poco del quale il Signore mi sta mettendo in cuore di parlare in questa sera è riferito a quel poco forse che noi possediamo, che noi possiamo dare a Lui, che forse anche agli occhi nostri sembra quasi di scarso valore, di poco valore,
ma che assume un grande valore agli occhi del Signore. E vorrei cominciare leggendo dal Vangelo di Matteo al capitolo 25, la parabola dei talenti, alcuni versetti dal 21 al 23. Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore." Poi si presentò anche quello dei due talenti e disse: "Signore, tu mi affidasti i due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due." Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore." Ecco, quello che salta agli occhi, quello che in qualche modo colpisce da questa conversazione tra il Signore e questi suoi servitori che avevano ricevuto un incarico, che avevano ricevuto una responsabilità, è che le parole di Gesù non sono riferite tanto alla quantità, al risultato, al prodotto finale del loro lavoro, ma alla loro fedeltà. E questo sicuramente è molto diverso da quello che la nostra società ci fa vedere in continuazione, ci ha abituato a considerare, e cioè che chiunque abbia un'attività, chiunque abbia un'impresa, un qualche cosa che ha fondato per produrre un guadagno, non si accontenta del poco. Quello che vuole vedere è un buon profitto, una buona produzione, un buon ricavo dalla sua attività. Della fedeltà, bene o male, non se ne preoccupa più di tanto. Ma non così il Signore. Quello che il Signore mette in evidenza è questa fedeltà in poca cosa. Ora, perché questa riflessione, perché questo pensiero proprio nei primi giorni di questo anno nuovo? Perché almeno è qualcosa che a me molte volte è capitata, quella di mettere troppi obiettivi davanti alla mia vita. Quindi in qualche modo inizio un nuovo anno. Le necessità sono tante, gli impegni sono tanti, gli obiettivi da raggiungere anche sono tanti, e quindi in qualche modo si disperdono quelle energie, poche o molte che siano, in troppe cose, e non si riesce a raggiungere poi quei risultati che desideravamo raggiungere all'inizio dell'anno. E a volte questo può costituire anche un alibi, nel senso che col fatto che abbiamo messo, come si dice, troppa carne al fuoco, troppi obiettivi, il fatto di non averli raggiunti, non è un problema legato alle nostre mancanze, ma al fatto che le necessità erano troppe per le nostre forze. Ora, quello che la scrittura ci insegna, quello che incoraggia le nostre vite, con degli esempi molto molto belli, è proprio quello di non sottovalutare il poco, ma di dare maggiore enfasi alla nostra fedeltà, fedeli nel poco. Ecco, questo è quello che il Signore chiede alle nostre vite. Non ci sta chiedendo qualcosa che noi non possiamo fare. Il Signore non l'ha mai fatto e mai lo farà. Non vorrà mai metterci in difficoltà, sovraccaricando le nostre vite con delle responsabilità, con dei compiti che non possiamo assolvere. Ma tutto quello che il Signore ci comanda, ci insegna, è di essere fedeli nelle piccole cose, in quelle cose che anche agli occhi nostri forse sembrano di scarsa importanza. C'è un modo di dire che molto spesso, quando c'è una scarsità di qualunque genere nelle nostre vite, si dice poco e niente. Quindi si associa il poco quasi al nulla, come se non avesse alcun valore, come se non potesse portare nessun risultato positivo nella nostra vita. E in un certo senso questo è comprensibile da un punto di vista umano.
Nessuno di noi si imbarcherebbe in un lungo viaggio con il serbatoio della macchina quasi vuoto. Nessuno di noi inizierebbe come dire, ad intraprendere un'attività commerciale con pochissime risorse economiche. Ci piace poter disporre di qualcosa che sia almeno sufficiente per poter affrontare i progetti che abbiamo in cuore di realizzare. E tutto questo era presente anche nella vita dei discepoli, pur camminando, ascoltando, vivendo insieme a Gesù, ma inevitabilmente la loro formazione, la loro esperienza umana li portava anche loro a non dare grande valore al poco. Ma il Signore poi ha mostrato loro come questo poco diventa qualcosa di incredibilmente importante quando viene affidato nelle sue mani. E per meglio comprendere questo passaggio, voglio portarvi al Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, i versetti da 9 a 10. È la prima moltiplicazione dei pani, quella che ha portato a sfamare più di 5.000 persone, e leggiamo come i discepoli hanno reagito a questa necessità, a questo bisogno, dove Gesù voleva appunto metterli alla prova. Uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: "C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?" Gesù disse: "Fateli sedere." C'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Vedete come gli stessi discepoli si sentivano quasi in imbarazzo, quasi sciocchi a dire abbiamo questi 5 pani e questi pesci, come a dire non ha alcun valore, non ha alcuna utilità, non possiamo certo fare affidamento a queste minime risorse per poter sfamare tutte queste persone. Ma il Signore era di un avviso diverso, di un parere diverso, e quindi ha detto ai discepoli: "Fateli accomodare, fateli sedere, perché tra poco assisterete a qualcosa che vi sbalordirà. Vedrete quanto questo poco diventerà importante se affidato, se messo nelle mie mani." E nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, scusate, sì, Matteo 14, 17, 18, Gesù fa sempre ripetendo, parlando dello stesso miracolo, leggiamo: "Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse: Portatemeli qua." Allora, qual è la chiave di volta nel rendere prezioso il poco che possiamo avere, di cui possiamo disporre? È semplice: metterlo nelle mani del Signore. A volte abbiamo una visione un po' troppo umanizzata di quello che il Signore può e vuole fare con le nostre vite. Quindi in qualche modo pensiamo che sia necessario da parte nostra per poter essere dei servi efficaci, per rendere al Signore un servizio che porti dei risultati, disporre di molte risorse. Quindi ci affanniamo magari per poter organizzarci in tal senso, ma quello che invece il Signore ci insegna è semplicemente un atto forse di follia da un punto di vista umano, ma di grande fede nel mettere nelle mani del Signore quel poco di cui noi disponiamo. E veramente a volte siamo proprio quel popolo che ha poco nelle proprie mani.
Forse abbiamo poco tempo, abbiamo poca salute, abbiamo poche forze per poter andare avanti. E tutta questa scarsità di elementi per poter, come dire, essere efficaci nell'opera di Dio ci può scoraggiare e sicuramente ci scoraggerà se pensiamo di poterla gestire noi, di poter essere noi in qualche modo gli attori dell'opera di Dio. Ma quando questo poco, che a volte crea imbarazzo, come lo ha creato nella vita dei discepoli quando hanno portato Gesù quei pochi pani e pochi pesci, quando però viene messo nelle mani di Dio, ecco che accade il miracolo. Quel poco diventa una risorsa inesauribile, quel poco diventa una sorgente di alimentazione, di benedizione per migliaia di persone. E quindi ecco, in questo nuovo anno che il Signore ci sta dando grazia di vivere, non ci scoraggiamo se vediamo che nelle nostre mani c'è poco. Forse siamo andati avanti con gli anni, c'è poca salute, poche forze, poche energie, poco di tutto. Bene, quel poco impariamo a metterlo nelle mani di Dio, quel poco impariamo ad affidarlo completamente a Lui e saremo testimoni di un glorioso miracolo, perché quando quel poco entra nelle sue mani, qualcosa di grande avviene, qualcosa che ci stupirà, qualcosa che ci farà dire: ma com'è possibile? Ma come sei riuscito a fare tanto con quel così poco che c'era nelle nostre mani? Ma questo vuole fare il Signore, proprio perché la gloria deve tornare a Lui, proprio perché la gloria appartiene a Lui e non è legata alla nostra grande forza o alle nostre grandi abilità, ma la grandezza della sua potenza, la grandezza della sua maestà, della sua meravigliosa persona. Quindi non so in questo momento come puoi sentirti, quelli che sono i pensieri, i sentimenti del tuo cuore. Forse ti sei scoraggiato, ti sei fermato, ti sei arreso e stai pensando: ormai servo a poco e niente, ormai la mia vita non può portare dei frutti e dei risultati di valore agli occhi di Dio. Bene, questa è una grande bugia dell'avversario. Quel poco rimarrà poco se resterà nelle tue mani, ma diventerà qualcosa di glorioso se messo nelle mani di Dio. Quindi ti esorto, ti incoraggio, la tua vita, le tue abilità, le tue capacità, anche se poche, non sentirti in imbarazzo a donarle completamente al Signore. Lui sa quello che potrà fare con quello che gli stiamo offrendo, con quel poco che stiamo mettendo nelle sue mani. E quello che semplicemente dobbiamo fare è fidarci del Signore. Quando Lui ci dice: portatemeli qua, siamo obbedienti. Quando il Signore ci chiede di portare quel poco tempo che forse riusciamo a strappare nell'arco della giornata per fare qualcosa per la sua gloria, non ci teniamo quel tempo nelle nostre mani, ma portiamolo con piena fiducia nelle sue. E Dio è l'Iddio che moltiplica, Dio è l'Iddio che fa miracoli gloriosi. Se vuoi restare povero, se vuoi restare povero in ogni termine più ampio di questo termine, povero in forza, povero in fiducia, povero in capacità, trattieni quello che hai nelle tue mani. Ma se vuoi vedere qualcosa di grande, bene, il Signore ci sta dicendo in questa sera: portami quel poco che hai e mettilo completamente a mia disposizione. Metti la tua vita, quella che tu consideri essere poca cosa agli occhi miei, ma mettila nelle mie mani e io mi userò di te in un modo che tu non riuscirai nemmeno ad immaginare. Il Signore l'ha fatto in continuazione, l'ha fatto con i suoi profeti, mandandoli ad essere cibati, nutriti, sostenuti da una vedova che non aveva alcuna risorsa, forse la più povera di quella città, di quel luogo. Ma il Signore ha fatto cose grandi. Lui ama fare cose grandi,
con il poco, con quello che il mondo disprezza, con quello che il mondo scarta senza pietà. E lo stesso Apostolo Paolo ce lo conferma, dicendoci che il Signore ha scelto le cose deboli, le cose, le ultime, quelle che non sono, le cose disprezzate, per svergognare quelle che sono. Allora, se siamo stati ingannati da questo pensiero che bisogna essere forti, capaci, intelligenti, saggi, pieni di energia per essere efficaci nell'opera di Dio, rifiutiamola. Questa menzogna. Il Signore non ci sta chiedendo nulla che noi non siamo in grado di poter fare. L'unica cosa che dobbiamo mettere in campo è questa piena fiducia. Fedeli nel poco, fedeli in pochi obiettivi. Non mettere davanti alla tua vita un'infinità di obiettivi. Concentrati su quelle poche cose che il Signore sta mettendo nel tuo cuore per fare la sua volontà, per onorarlo. Vedete, la vita è un turbinio di impegni, di cose che vorrebbero in continuazione affogare le nostre forze, la nostra vita, ma il Signore stringe tutto questo e stringe come in un imbuto le nostre priorità fino a portarle a quelle di Maria, che ha scelto la buona parte. Una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la cosa più importante, quella di essere guidata, di essere sostenuta pienamente, di essere alimentata dalla presenza di Dio. Questo è il pensiero che il Signore ha messo nel mio cuore per questo inizio d'anno e quello che prego che ci sia, che prenda posto nella mia vita, nella vita della comunità nella quale il Signore mi ha chiamato a servire, di tutti i miei fratelli, di tutte le chiese. Signore, dacci grazia di essere fedeli in poca cosa, perché questo è quello che tu aspetti da ognuno di noi, senza scusanti, senza alibi, senza giustificazioni. Era troppo e non ho potuto farlo. Il Signore non ci ha mai chiesto troppo, ci ha chiesto di essere fedeli in poca cosa, quel poco che Lui si aspetta, che noi mettiamo con fiducia nelle sue mani. Il Signore ci benedica, vi benedica, ringrazio il Pastore Cataldo per questa opportunità e che il Signore continui veramente a benedire l'opera di questa emittente e tutti coloro che ci lavorano. Signore vi benedica. Grazie, grazie, grazie Stefano, Dio ti benedica e se resti ci fa piacere e alla prossima, Dio piacendo, va bene? Pace e Amen. Dio ti benedica. E così anche io stasera sapevo che facevano prima per non chiudere, il Signore mi ha messo nel cuore di preparare qualcosa che mi stava proprio nel cuore. Bello quello che ha detto il fratello di mettere nelle mani del Signore non solo ciò che abbiamo, ma dobbiamo imparare anche a mettere i nostri bisogni nelle mani del Signore. Quando sono troppo pesanti per noi, quando vogliamo cercare di risolverli e non riusciamo a trovare come, anche lì dobbiamo prenderli e metterli nelle mani del Signore. Signore, fai tu. Perché se no qui io ci resto sotto e non me ne esco più. Perciò dobbiamo anche esercitare la fede in quest'altro modo. Quando hai un grosso peso, chiamiamolo un grosso peso di qualsiasi genere, non ci restare sotto, perché poi non te ne esci più. Quando vedi che è un poco grande, per le tue forze, allora lo devi mettere nelle mani del Signore. Porto un esempio di molte volte che mi trovo con degli anziani, come me, perché io li capisco, che si mettono i pesi dei figli sulle spalle e già hanno i loro e vogliono mettersi pure i pesi dei figli e allora restano schiacciati. Piangono, non dormono e
una sofferenza. E spesse volte in questa consulenza spirituale che il Signore mi dà grazia di fare la mia parte, il Signore mi ispira sempre a dire: sorella, frate, tu devi pregare per i tuoi figli, devi pregare per le loro necessità, ma non te li devi mettere sulle spalle, perché sennò poi non ce la fai. Dobbiamo imparare a mettere nelle mani del Signore i nostri pesi e poi vedrai che fai la tua parte, il massimo che puoi fare, e poi resti in comunione con il Signore. Perché se perdi quella comunione, si prosciuga l'olio nella lampada e resti proprio al buio. E perciò è importante che noi esercitiamo la fede in ogni cosa. Come abbiamo udito, è molto importante che siamo fedeli nelle piccole cose e li mettiamo nelle mani del Signore, ma dobbiamo anche mettere i nostri pesi nelle mani del Signore. Hai qualche peso nella tua casa, con la tua famiglia, sul posto di lavoro, con un tuo collega, con una tua collega? Impara a sapere le forze che tu hai. Se tu puoi sollevare 30 kg, non te ne mettere 40, perché poi ci resti sotto e non ce la fai. Devi sapere i limiti che tu puoi sostenere. Anche quando vengono fatti dei collaudi alle macchine, alle moto, ai camion, viene calcolato un peso sopportabile. Se una macchina può portare 4 persone, ce ne puoi mettere 5, ma non ce ne puoi mettere 40 come su un autobus, perché resti per strada e non vai da nessuna parte. Perciò, Signore, aiutaci. Bene, qual è la raccomandazione che il Signore mi ha permesso stasera di fare a ciascuno di noi in questo tempo? Il pensiero che mi ha messo nel cuore: molti falsi profeti sedurranno molti. Siamo in un tempo un poco particolare. E infatti Gesù, nel capitolo 24, verso 11 del Vangelo di Matteo, dice così, di stare attenti: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molto. Questo tipo di molti falsi profeti sono quelli che aiutano l'Anticristo con la Bibbia in mano. Perché tu, se vedi una persona con la Bibbia in mano, pensi che è un cristiano, mentre molte volte può essere uno manovrato dal diavolo, e di conseguenza tu ci vai con tranquillità perché vedi che ha una bella Bibbia, e poi col passare del tempo ti trovi portato lontano da quelle che sono le direttive che il Vangelo dà. Nel verso 3 dello stesso capitolo dice così, leggiamolo insieme: mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Vediamo questo gruppetto di discepoli, persone come noi, che in disparte con il Signore, visto che Gesù parla della sua morte e poi del suo ritorno. Allora, quando avverrà questo? Un interessamento di sapere quando poi sarà il ritorno del Signore. Beh, a dire il vero, anche noi siamo interessati. Ci possiamo mettere allo stesso posto. Vogliamo sapere la fine del mondo, quando sarà. Ci sono delle sette che l'hanno programmate più volte.
tante volte è stato detto il giorno, i testimoni di Geova nel 1914, nel 1900 erotti, poi l'hanno tradotto in un altro modo che è venuto spiritualmente. C'è un poco di confusione, ma adesso ce n'è di più. E allora dobbiamo stare più in guardia. Anche noi, come discepoli, abbiamo la curiosità di voler sapere la fine. La prima cosa che Gesù ha detto, e questa dobbiamo tenerla per certa, quando nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli i discepoli volevano ancora sapere ed insistevano perché lì poi non era Gesù prima della morte, era Gesù risuscitato, si sono accostati un'altra volta con lo stesso argomento, un interessamento della fine. Leggiamolo insieme in Atti capitolo 1, verso 7. Gesù rispose loro, no, aspetta, leggiamo il 6 così. Abbiamo un quadro chiaro che cosa succede. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? La curiosità ce l'abbiamo pure noi. Egli rispose loro: Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Cioè, cominciamo a chiarire che Gesù ha detto che solo il Padre sa questo. Neppure lui si è voluto assumere la responsabilità di dare la data, il momento. Signore, aiutaci. Solo il Padre la sa. Un consiglio utile ci dice di mantenere alta la guardia, sempre, e dà degli esempi di cosa succede quando ciò accade. Nel verso 4 dello stesso capitolo, leggiamolo insieme. Gesù rispose loro: Guardate che nessuno vi seduca. La cosa più importante è di non essere sedotti. Perché? Perché questo tipo di curiosità di correre dietro alla parola profetica, non perché la parola profetica non c'è, ma perché adesso ce ne sono troppe e troppe chiese, troppi credenti e troppi social, che hanno creato una confusione che non si capisce più niente, perché questo non edifica. Se tu corri dietro ad una linea escatologica, vuol dire escatologica, è una parola che vuol dire del ritorno, della fine dei tempi, del ritorno di Cristo, e ti formi una parte dietro a una scuola di pensiero. Poi ce n'è un altro che te la spiega in un altro modo. E se tu corri dietro a queste cose, resti scoraggiato perché mentre stai costruendo da una parte, vieni demolito dall'altro, perché le scuole di pensiero sono tante. Perciò noi dobbiamo essere attenti. Dobbiamo nutrirci della parola, perché la parola ci fa comprendere il momento che stiamo vivendo. Qual è? Perché se noi corriamo dietro sui social al profeta Tizio, alla profetessa Gaio e poi andiamo avanti, sorè, guarda che poi ti scoraggi. Io sto parlando in un modo semplice perché molti, e qualcuno mi sta ascoltando, che per il fatto di correre dietro a chi parla con molta forza è quasi come se fosse sceso dal cielo per quello che dice, dopo ci scoraggiamo perché andiamo a finire al punto che
che non crediamo più niente, perché si crea confusione nella nostra mente, non sappiamo più a chi credere. E oggi è pericoloso, perciò il Signore ci mette in guardia. Rileggiamo il verso 4. Signore, aiutaci veramente. Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca. Questo desiderio di sapere ha pieno i social e tante chiese e di tanti profeti. E gente che corre dietro alla profezia. Non che Dio non parla, ma è una esagerazione. Dobbiamo stare attenti. Gesù continua nel verso 5, leggiamo anche il verso 5, ci aiuta. Avrebbe potuto dire tutto Gesù, ma ci ha detto tutto veramente già. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Cioè, solo per chiarire, quando si dice io sono il Cristo, non è che viene uno e dice io sono il Cristo, dice io faccio parte di coloro che hanno la vera rivelazione. Infatti questo punto lo chiarisce l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni capitolo 2 verso 18, ci dice che ci sono tanti anticristi. Allora c'è la formazione dell'unico anticristo che sarà uno, però tutti quelli che sono contro Cristo sono anticristo. Ma la difficoltà, sai qual è, sorella? Che quelli non vengono e dicono io sono un anticristo. Loro dicono io sono pro Cristo e non solo, ma che Cristo parla attraverso di me. Ed ecco che alla fine la confusione aumenta. Però io sto parlando in un modo chiaro, proprio per salvaguardare qualcuno che ancora non è caduto in questa trappola, perché molti ci sono già caduti e questo non aiuta a far crescere la nostra fede. Noi per far crescere la nostra fede dobbiamo continuare a perseverare nella conoscenza della parola. Sappiamo che deve tornare. Sappiamo che dobbiamo essere pronti e i segni ci dicono questo, ma basta con questa storia di correre qua e là, dimmi una parola, vediamo, facciamo ogni piccola cosa, la ingrandiamo con una lente di ingrandimento che poi sembra che c'è solo quella. Leggiamo questo chiarimento che ci dà l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni 2, 18, perché dobbiamo vivere la nostra vita di essere forti nella fede. Ragazzi, è l'ultima ora, lo comincio a dire già da allora perché gli ultimi tempi sono partiti dal giorno della Pentecoste. Come avete udito, l'Anticristo deve venire, diciamo, colui che si presenta come l'Anticristo che domina. Ma di fatto già sono sorti molti anticristi, da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Cioè, molti anticristi che cosa vuol dire? Che tutti quelli che non seguono Cristo, ma che con la Bibbia insegnano dottrine contro ciò che dicono gli apostoli, allora eccoci qua, ci siamo. Però fatto sta che l'anticristo è come quello che fa la moneta falsa. Che cosa fa chi fa la moneta falsa? La fa quasi uguale, che ti confonde. Se per esempio chi fa la moneta falsa
presenta questo foglio e ci dice: teccoti 100 euro. Noi questo gli diciamo, lo ridiamo in faccia. Ma fatto sta che chi falsifica i soldi li fa quasi uguali. E da dove acquisiamo la conoscenza noi? Dalla parola del Signore. Perciò ci dobbiamo fortificare nella parola del Signore. Perché quando andiamo ad analizzare la cosa, i nostri orecchi ascoltano, ma il nostro discernimento elabora e ci dà dei segni che quella cosa non quadra. Se invece noi siamo all'oscuro, che corriamo dietro alle profezie e non ci costruiamo con la parola, allora giriamo di qua, corriamo di là, alla fine si svuota la nostra mente, la nostra fede non cresce nell'ascoltare i pensieri diversi, la nostra fede cresce quando noi ci nutriamo della parola del Signore. Leggiamo questo verso un'altra volta. Ragazzi, è l'ultima ora, perciò dobbiamo stare attenti. Da tutto quello che vediamo, possiamo dire che è l'ultima ora. Fa riferimento a molti, questo appellativo anticristi, tanti che sono dalla parte dell'anticristo, inconsapevolmente molti in buona fede collaborano per l'intronamento dell'anticristo, aiutano. Signore, aiutaci. Leggiamo il Signore come ci dà la conoscenza e noi dobbiamo guardare quello che dice il Signore, perché i segni ci siamo, ma attenzione a non correre dietro a tutte queste chiacchiere, perché sennò poi non cresci, sorella. Smettiamola di correre, profeta di qua, non che i profeti non ci sono, però oggi è pericoloso. Signore, aiutaci. Leggiamo il verso, capitolo 24, verso 24, così. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Perché gli eletti non ci riescono? Perché quando il Signore ci chiama, ci comincia a costruire con la parola. La parola prende radice nel nostro cuore, si consolida, consolida la nostra fede e ci fa crescere il discernimento da valutare le cose in realtà in rapporto a tutta la parola che noi abbiamo conosciuto. Non ha un pezzo e cammina per i fatti suoi. Questo questi aumentano sempre più, questo che abbiamo letto ora, per dare credibilità, alcune macchinazioni di sembranze di opere che vengono fatte, perché quelli quando cominciano a parlare buttano fuori parole come gli dice la testa. Dobbiamo stare attenti. Sparano parole come se fosse niente. Sparano dove va a finire, va a finire. E poi ci facciamo male. Signore, aiutaci. Incrementano sempre più per dare credibilità alle loro menzogne. Allora bisogna stare attenti. Come si cresce? Nutrendoci della parola costante. Non ci disperdiamo.
perché è un punto di riferimento che ci fa svuotare e non ci fa edificare. Ti dico l'esperienza di una chiesa. C'era una bellissima chiesa che faceva parte, poi si era associata ad un'associazione di quelle chiese profetiche che ci sono e sono sane, ma non tutte. Questa chiesa profetica, tutti profetizzavano. Durante il culto, durante il periodo, era un'invasione di profezie e dava l'impressione che nel circuito dove si trovavano c'era tutta la verità di Dio. La partecipazione era forte, la chiesa stava crescendo. Ma dopo un poco di tempo è diventata una confusione. La chiesa è incominciata a crollare e sono restate poche anime. La domanda era: ma questa chiesa era tanto viva, come mai adesso è così? La risposta il Signore la dà sempre. Questa chiesa si nutriva della parola cosiddetta profetica, ma non si nutriva della parola. Dopo un poco di tempo, il contrasto delle varie profezie, che non tutte erano vere, hanno fatto ritornare i credenti alle loro case e alle loro chiese, perché è crollata. Ora, l'esempio della Chiesa è l'esempio di ognuno di noi, perché poi quando ascoltiamo 3, 4, 5, 6, 7, confrontiamo le cose e molti mi capiscono perché già ci sono caduti dentro, perciò noi dobbiamo consolidare la nostra conoscenza della parola, nutrirci della parola, perché il Signore ci dà la saggezza e l'intendimento attraverso la parola. È la parola che ci parla e che cambia e ci dà le risposte e ci inquadra e ci fa comprendere che il ritorno del Signore è vicino, sentiamo la certezza senza spostarci, perché Dio ci dà le risposte attraverso la parola. È la parola che lavora. Non siamo noi, perché molti pensano che noi siamo degli indovini. Molte volte c'è qualcuno che dice: non hai una parola. La parola viene fuori dalla parola mentre la parola viene predicata, mentre la parola viene letta. Dio ci dà una parola che ci fa comprendere le cose. Noi non siamo degli indovini. E che corriamo dietro alle che le persone possono correre dietro. Dammi una parola e noi diciamo questo, quello. Ci sono anche i doni che fanno questo, ma attenzione, bisogna avere il discernimento di sapere. La parola fa da sé. Una mezz'oretta prima che avessimo cominciato, mentre mi stavo preparando, mi hanno chiamato i miei figli, mi hanno detto: c'è un fratello qui che viene da Cagliari. È un fratello che è stato in carcere, ti vuole salutare. Ho detto: va bene, ditegli che arrivo subito, 10 minuti. Quando sono venuto per salutarlo, prima mi ha detto: guarda, sono contento di vederti, perché io 2 anni fa nel carcere, mentre giravo sui canali televisivi, ho trovato il vostro canale ed eri proprio tu che parlavi. Ora, in 2 anni ho imparato tutti i pastori per nome, li conosco tutti, però il Signore ha fatto un'opera grande nella mia vita. Vedi, è la parola che ci dà le direttive di come trovare il Signore. Quando sono uscito da Cagliari, ho fatto un voto al Signore, che prima che fossi andato in qualsiasi altro posto, dovevo venire
per salutare te. E questa è la risposta di Dio, perché sono venuto, ci ho messo 11 giorni per arrivare, a piedi, pensa tu, perché ho fatto un voto al Signore che volevo venire per dirti che il Signore mi ha salvato e ora devo cercare una chiesa per essere battezzato. Ora, il fratello ha detto che conosce tutti i pastori, perciò le 24 ore che ruota questo canale, noi preghiamo che ogni messaggio sia un messaggio divinamente ispirato. Ma questo è un esempio per dire che chi ci dà le risposte è la parola di Dio, perciò noi ci dobbiamo nutrire della parola di Dio e non cadere nella trappola che in questi tempi, che sono gli ultimi tempi, che siamo alla fine, e il diavolo sa di avere poco tempo, usa quest'altra trappola per farci perdere la fede. Signore, aiuta. In Matteo 24, 6 fino al 10, leggiamo Gesù come ci aiuta di stare in guardia. Per amore del Signore, sorella, nutriti della parola, non correre dietro su YouTube, WhatsApp, questo, quello, il profeta dice, perché se tu ti nutri della parola, quando tu ascolti e non viene dal Signore, senti dentro di te un rigetto verso quel messaggio. Se tu invece corri dietro all'uno all'altro, non si forma in te quella caratteristica che ricevi la parola perché la selezioni attraverso il discernimento dello Spirito Santo che è dentro di te. Noi dobbiamo spendere il nostro tempo nel cercare nella parola, ascoltare, meditare e la preghiera. Non ti disperdere che resti per strada, ti scoraggi, perché quando tu ti sei costruita su un pensiero e poi vedi l'altro che è diverso, allora lì resti male. E quando poi senti che uno ti dà una parola e quella parola non si realizza, poi viene un altro dove c'è questa confusione di profezie, ti dice un'altra cosa e chi ne sa, e chissà quante ce ne sono, con le profezie personalizzate, il presidente che deve uscire, il presidente che non deve uscire. Signore, aiutaci, per amore del Signore, concentriamo la nostra attenzione nella conoscenza della parola, perché dalla parola del Signore escono le risposte per il nostro cuore. L'esempio del fratello, non è andato nessuno perché non facevano entrare nessuno nel carcere. Che cosa ha conquistato al Signore quell'anima che a sorpresa, 11 giorni di cammino per un voto fatto, che proprio perché il Signore si è servito di parole di vita, devo andare a parole di vita per testimoniare che il Signore mi ha salvato attraverso la parola. Ci dobbiamo fortificare nella parola. Leggiamo dal verso 6 al verso 10. Voi udrete parlare di guerre e di rumore di guerre. Questi segni ci sono, ci bastano. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. E lo stiamo vedendo, ci siamo dentro. Ci saranno carestie, e ci sono. Terremoti, ci sono. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. E siamo all'inizio.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Ci sono già tante nazioni che stanno vivendo questo fenomeno. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. E anche questo nel sistema religioso. Questo fenomeno si sviluppa più nel sistema religioso che nel mondo naturale. Ci sono delle sette che se tu decidi di non andare più, gli stessi familiari non ti digeriscono, ti vedono come un traditore. Non hanno più rapporti, come se tu avresti combinato chissà che cosa. Se tu fai una scelta perché il Signore ti chiama e ti fa comprendere che quella setta non è proprio come diceva di essere e vuoi servire il Signore partecipando in un'altra chiesa, ti succede proprio quello che questo verso dice. Rileggiamolo un'altra volta. Molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Signore, aiutaci. Ci sono segni chiari che vediamo. Perché Gesù non ha dato una data? Mo la dà ai profeti. Chi più di Gesù poteva dire? Questi segni sono quelli che ci fanno comprendere che il ritorno del Signore è vicino. Noi dobbiamo prepararci, approfondire, vigilare per l'olio nella lampada, perché ci sia la presenza dello Spirito Santo, perché Lui ci fa ricevere o rigettare quelle cose che non sentiamo che sono da parte del Signore. Perché la parola, attraverso la preghiera e la nostra ricerca della verità, che ci dà il discernimento, non di correre dietro a chi ci racconta la fortuna, ma di approfondire alla luce delle sacre scritture con la guida e l'aiuto dello Spirito Santo. Un altro esempio lo troviamo nello stesso capitolo, dal verso 32 al verso 35. Leggiamo insieme. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri o emettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione, quando succede questo, non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora, perché dobbiamo correre dietro a chi ci deve venire a dire il giorno X succederà, tra 10 giorni succederà? Se queste cose erano alla portata e Dio li voleva far sapere, ce le avrebbe fatte sapere dal suo figlio. Vedi, perciò dobbiamo vigilare. Noi dobbiamo costruire la nostra fede sulla parola di Dio, perché è dalla parola di Dio che ci viene il discernimento di sapere i tempi e le stagioni. Mentre la leggiamo, mentre l'ascoltiamo, ci informa e ci fa comprendere personalmente questo fatto di correre per cercare è un qualcosa innata nell'essere umano. Così facevano i discepoli, vedi, in disparte, volevano sapere, poi quando lo volevano sapere un'altra volta. Ma Gesù ci ha dato direttive chiare, quelle dobbiamo seguire. Noi così dobbiamo fare. Abbiamo letto nel verso 11,
del capitolo 24 ci raccomanda, perché è importante. Leggiamolo un'altra volta. 24:11. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Vigiliamo che siamo in una situazione che fa paura. Tutta la scrittura ci mette in guardia e noi dobbiamo vigilare. C'è molta gente che si sta perdendo in questi vani. Quel pastore, quel profeta, quella, non che non ci sono, ma adesso ce ne sono troppi. Non perché ce ne sono troppi che il Signore li ha ampliati, troppi perché ce ne sono tanti che buttano fuori come un vulcano parole, parole, parole. Dobbiamo vigilare, perché poi quelle parole, quando cadono nel nostro cuore, ci bruciano. Ho detto come un vulcano, perché quando la lava esce fuori, dove va a cadere? Porta danno. Tutte quelle parole che non hanno senso per conquistare la credibilità, che si cambia anche colore con un calore che sembra che Dio proprio è sceso in quella bocca, poi alla fine ci troviamo con la difficoltà che ci siamo scottati con quel pezzo di lava che è caduto nel nostro cuore. Abbiamo letto in 1 Giovanni 2,18. Rileggiamo la parola, così ci soffermiamo per un attimo e riflettiamo. Ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito. L'anticristo deve venire, è alle porte, ne verrà fuori a breve, perché tutte queste riunioni che fanno i grandi stanno cercando di far venire fuori questo anticristo. Però ce ne sono già molti che stanno collaborando con la Bibbia in mano. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Beh, qui lo dice così, Giovanni nel Vangelo lo dice anche diversamente, che si presentano come pecore, con il manto di pecora e dentro sono lupi. Noi, se ci concentriamo sull'ascolto della parola, la parola ci dà il discernimento. Paolo dice anche che ci mette in guardia, perché già dal suo tempo, che era l'inizio degli ultimi tempi, aveva dei riscontri nelle chiese appena nati. Leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 11, 13 e 14, così. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 1 Giovanni 4:1, leggiamo. Tutte queste raccomandazioni che ci vengono date dal Signore è perché il pericolo c'è e noi non ci dobbiamo cadere dentro. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. 1 Timoteo 4:1. Se ci raccomanda il Signore, perché il pericolo c'è, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Dove lavora di più Satana? Il mondo che è suo ormai lo ha avvolto, sta cercando di prendere spazio nella Chiesa. Non dico il locale Chiesa, no, in quelli che seguono il Signore. Perciò dobbiamo vigilare, dobbiamo essere attenti,
dobbiamo fortificarci nella fede, nella parola. Troppe correnti non aiutano, come nel senso fisico. Qualche volta vado a camminare un poco e c'è una zona che è piena di corrente. Mia moglie ogni tanto mi dice: lì non ci devi andare, che c'è la corrente. E io ci vado. Quando torno ho la tosse. Come comincia a tossire, mia moglie dice: sei andato là? E io dico sì. Perché sembra che non c'è, ma c'è, perché poi la tosse viene. Allora, noi dobbiamo stare in guardia. Perché la parola di Dio ci mette in guardia? Proprio perché il pericolo c'è. E oggi, con questo sistema profetico, non che non c'è la profezia, non che non dobbiamo credere che Dio parla, ma Dio parla attraverso la sua parola e la sua parola amplia il messaggio al nostro cuore, lo Spirito Santo allarga la parola e ci dà il discernimento. Perché dobbiamo sapere proprio il momento che Gesù deve scendere e poi restiamo ingannati? Sappiamo che deve ritornare. Leggiamo in Matteo 24, 12. Un altro fenomeno che ci aiuta. Poiché l'iniquità aumenterà. Ecco, questo è un segno. L'amore dei più si raffredderà. L'amore si raffredderà. E non è solo nella Chiesa, è generale. Se tu hai una certa età, ti porto un esempio. 15 anni fa, se tu salivi su un autobus, su un treno, su un aereo e ti sedevi vicino a una persona, c'era subito un sorriso, un buongiorno, un come stai, da dove vieni, chi sei. Dice che negli ultimi tempi si raffredderanno. Beh, sali su un aereo oggi, su un autobus, come sta la gente? Con un cellulare in mano, non lo puoi disturbare. Non si dice né buongiorno, né chi siete, né niente. In un palazzo, gente che vive nello stesso palazzo, non si conosce, più freddi di così. Se tu sei giovane, sei nato adesso, ti pare che è normale. E invece Gesù ha fatto comprendere già prima che si arriva all'estremo di questi fenomeni. Ed è un fenomeno vero. Ho detto 15 anni fa, ma se parliamo di 40-50 anni fa, nelle nostre zone, la Campania, se chiedevi un bicchiere di acqua, ti davano un bicchiere di vino, adesso non ti salutano neppure, come se tu non esistessi. E che dire poi nelle famiglie? Prima c'era un rispetto per i genitori. Leggiamo questo verso, è un segno che non era così prima. Leggiamolo. Capitolo 24, verso 12. Poiché l'iniquità aumenterà. Beh, adesso siamo proprio ai massimi. Basta ascoltare un po' per televisione le notizie. L'amore dei più si raffredderà. Leggiamo il verso 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Che ci dice il Signore? Che noi dobbiamo essere intenti. C'è una bellissima parabola del Signore che ci invita a mettere a fuoco e a far funzionare la mina che ci ha dato o il talento che ci ha dato. Di questo ci dobbiamo preoccupare di più. Leggiamo nel capitolo 19, verso 13 di Luca. Il Signore ci dà direttive chiare, precise, che ci aiutano. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino
al mio ritorno. Fortifichiamoci nella parola del Signore. Non corriamo dietro ai fantasmi. Ce ne sono troppi che non sono veri. Magari ci fossero troppi veri, invadiamo il mondo con la parola del Signore. Ma fatto sta che la maggioranza non sono veri e perciò se tu ti disperdi in quella linea, ti perdi per strada. Fortifichiamoci nella parola e portiamo il Vangelo. Leggiamo il verso 24, verso 14 di Matteo. Cosa dobbiamo fare per far fruttare la mina che ci ha dato? E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Non ti pare che questo segno? Noi dobbiamo affrettare il ritorno del Signore. Che possiamo fare? Dobbiamo predicare il Vangelo. Che stiamo facendo? Stiamo predicando il Vangelo. Siamo nel centro del piano della volontà di Dio. Sappiamo che il Signore sta per ritornare, mo che ritarda 10 giorni, 5 giorni prima, 10 giorni dopo. Quello che è importante, come dice il Signore, perché le parabole ci servono, che abbiamo l'olio nella lampada. Se invece ci disperdiamo dietro a tutte queste chiacchiere, che danno la certezza che farà questo, sarà questo, uscirà questo presidente. Per noi credenti dobbiamo pregare per il presidente, ma se è di destra o di sinistra, ma che ci importa? Noi siamo di un altro regno. Signore, aiutaci, perché è facile che diventiamo in una linea politica e profetizziamo secondo ci dice la testa. Ma non è così. Noi, o c'è il presidente Tizio, o c'è il presidente Gaio, dobbiamo pregare che il Signore gli dia la saggezza di mantenere le leggi di Dio nella nazione. Poi, o di destra, o di centro, o di sinistra, a noi credenti. Dobbiamo certo, se ci sono delle linee politiche come quelle che aboliscono buona parte della Bibbia, dobbiamo saperlo, che se aderiamo, dopo toglie le leggi di Dio e noi non possiamo più neppure evangelizzare. Però non dobbiamo tendere verso manifestare che per forza deve essere quello, perché Dio comunque al di sopra sa che cosa deve fare. Dio compunse e cambiò il cuore di un re pagano che si chiamava Ciro, che fece più di quanto fecero alcuni re di Israele per il popolo di Israele. Dio al di sopra. Noi non dobbiamo perdere questa visione, che noi siamo sotto il controllo di Dio, che Gesù sta per ritornare e noi abbiamo dei compiti. Come essere forti? Nutrendoci della parola e attraverso la preghiera, perché non c'è un altro modo, il Signore fa scendere l'olio nella nostra lampada, lo Spirito Santo. Ebbene, pure stasera hai ricevuto consigli utili che vengono dalla parola del Signore. Il punto è questo, non ti disperdere dietro a linee profetiche perché c'è troppa confusione. Poi ti scotti tutte queste parole che escono da sti vulcani, quando arrivano nella tua vita ti bruciano la fede. Perciò tutto quel tempo cura la tua anima attraverso il nutrimento della parola del Signore. Fai come gli apostoli. Ti dedichi alla parola e alla preghiera e così diventi uno strumento speciale
nelle mani del Signore dove ti ha messo, e così farai fruttare la mina che ti ha dato o il talento che ti ha dato. Rileggiamo in Luca 19,13. Dice a noi questo il Signore: chiamati a sé 10 dei suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Beh, penso che questo è il consiglio che viene dal Signore, e questo dobbiamo fare, perché noi dobbiamo portare il Vangelo. Allora ci dobbiamo dedicare il più possibile per affrettare il ritorno del Signore. Dobbiamo raggiungere tutte le nazioni della terra. Non dice che tutti si devono salvare, ma tutti devono udire il Vangelo. Perciò dedichiamoci a propagare il Vangelo nel miglior modo che possiamo, attraverso la voce, attraverso opuscoli, attraverso il Vangelo, attraverso qualsiasi possibilità, e perché no, anche attraverso il calendario, perché ogni giorno c'è una meditazione che parla del Signore, e se quello lo possiamo fare, facciamolo, perché è di grande aiuto per far avvicinare il cuore alla parola di Dio. Ebbene, anche stasera il Signore ci ha dato una piccola porzione che ci possiamo nutrire e digerire. Nutriamoci della parola. Ringraziamo il Signore insieme. Preghiamo. Signore, grazie che anche questa serata, attraverso la Tua parola, hai messo dei punti di riferimento forti. Fa che la nostra fede si ancori sulla Tua parola, così diventiamo forti in Te. Grazie per ogni bene che ci hai concesso e del pane che ci hai dato stasera. Benedicici tutti insieme e continua a restare con noi. A Te, Signore, rendiamo lode, onore e gloria ora e sempre. Per Gesù Cristo, il Signore. Amen, amen, amen. Dio ti benedica, grazie di essere stata con noi, di essere stato con noi. Condividi il messaggio con più persone possibili, perché questo è il Vangelo, quello che noi facciamo, quello che noi predichiamo è il Vangelo. E Gesù ha detto che il Vangelo dobbiamo predicare. Quando tu lo fai, il Signore è contento di te e ti contribuirà in benedizione, perché il Signore non resta debitore di nessuno. Pace e buonanotte.